Al Centro Estetico Le Rose, raggiungere una perfetta forma fisica è possibile grazie all'adipometro Body Scan, che in modo delicato e preciso misura lo spessore dell'adipe e con il sistema tecnologico Coax scioglie i nodi di cellulite, levighi e rimodelli corpo e viso. www.centroesteticolerose.com. Galleria Auchan, il centro commerciale dei Fanisi. Offerte e promozioni ti aspettano ogni giorno nel nostro ipermercato e nei 21 negozi. Bancomat, mega parcheggio, wifi gratuito, aree giochi per bimbi, accesso libero agli amici a quattro zampe e tanti servizi a tua disposizione. Scarica la nostra app per scoprire le offerte in corso. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Tecnolegno, tavoli e sedie. Prometeo presenta le ricette marchigiane a chilometri zero. Scegliere le migliori risorse del proprio territorio è uno dei segreti della cucina di qualità. E anche gas e luce devono essere marchigiani DOC per portare in tavola prelibatezze davvero a chilometro zero. Scopri questa e altre video ricette d'autore a chilometro zero su prometeoenergia.it. E tu? Inviaci la tua ricetta a chilometri zero. Puoi vincere una bolletta del gas gratis. Prometeo, luce e gas per le Marche. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Di Guarda chi c'è, noi facciamo l'orto e lo facciamo insieme a Luana Regini di Reverde Regini Garden in via Chiaruccia, Bellocchi di Fano. Ciao Luana. Buongiorno. Luana, allora dobbiamo fare l'orto perché questo è il periodo giusto e contrariamente a quello che si pensa non dobbiamo aspettare primavera. Perché? Perché adesso è il momento di preparare il terreno e quindi è giusto iniziare in questo momento. Quindi chi ha l'orto in piena terra preparerà il terreno con l'aratura e dell'organico, quindi stallatico, per far sì che il terreno sia più fertile. L'orto di cui parliamo noi oggi è l'orto di casa mia, l'abbiamo voluto chiamare. Perché? Perché praticamente non è necessario avere uno spazio grandissimo per piantare delle coltivazioni, ma possiamo farlo anche in spazi molto piccoli. Sì, assolutamente, anche in terrazzo. Chi vuole sperimentare l'orto in terrazzo, in vaso, può iniziare a predisporre i vasi e iniziare a preparare le cassettine. Non è necessario tra l'altro essere dei coltivatori esperti, ma anche chi si cimenta e ha le prime armi può fare un orto. Sì, assolutamente, lo può fare in terrazzo, quindi preparare i vasi, dei semplici vasi, cassettine che utilizziamo per i gerani e metterci delle insalate, delle fragole, il basilico, anche le cose di uso giornaliero, insomma più comune nell'alimentazione. Ecco, quindi noi adesso andiamo a scoprire tutte le piante di un orto. E noi quindi andiamo a vedere che cosa si pianta in un orto. Prendiamo Luana una famiglia tipo. Sì, una famiglia di quattro persone. E io consiglio sempre di fare un orto non troppo grande, quindi sui 20 metri d'orto può essere sufficiente. E qui andiamo a destinare i vari angoli per... con gli ortaggi che più desideriamo. Quindi se abbiamo poco spazio direi di mettere qualche pianta di pomodoro, non troppe, una decina di piante di pomodori, associate col basilico, perché pomodoro e basilico si aiutano a tenere lontano i parassiti. Poi possiamo fare cetriolo e cipolla, che lo stesso si aiutano, e quindi 4-5 piante di cetrioli sono sufficienti. E poi mettere due piante di zucchine, perché le zucchine producono tanto, ma prendono un metro quadro di spazio a pianta, quindi lo spazio ci serve. Abbinare a questo un paio di piante di melanzane e quindi e poi anche una zona di fragole, che sono molto gustose. Poi abbiamo le fragole quattro stagioni, le varie aromatiche da utilizzare tutti i giorni,
Ecco, quindi una famiglia di quattro persone è quasi autosufficiente in questo modo. Sì, diventa autosufficiente sia con l'orto estivo che con quello autunnale ed è veramente piacevole dedicare tempo all'orto. Ecco, poi una cosa che abbiamo accennato, a cui accennava Luana, una parola che io ho imparato oggi, tecnica, che si chiama consociazione, che è quella di mettere insieme, unire delle piante, dei tipi di piante, perché? Perché si aiutano, come dicevo, si aiutano a allontanare i parassiti dell'una e dell'altra. Quindi la cipolla poi viene utilizzata tantissimo, sia con l'insalata che con tanti altri ortaggi. E poi vari abbinamenti, come dicevi, il pomodoro e basilico ci aiuta, oppure mettere in mezzo all'orto anche dei fiori che attirano gli animali utili, e quindi le api, le farfalle e i fiori, anche perché ci sono dei fiori commestibili che sappiamo, tipo la calendula, tipo la borragine, che vengono usate nelle insalate. Quindi oltre al gusto abbiamo anche il colore. E ora parliamo di orti nel mondo, perché tra le passioni di Luana non c'è solamente quella per fiori e piante, ma anche quella per i viaggi. Passioni che coniuga perfettamente, perché in ogni viaggio c'è la visita agli orti del paese dove sta andando. Luana, c'è un orto che ti ha colpito in modo particolare? Sì, gli orti sono tanti, perché come hai detto io li visito tutti quando posso, e soprattutto quello tedesco della Foresta Nera, gli orti, perché sono associati sempre a tanti fiori, quindi è l'orto fiorito che mi è piaciuto tantissimo, e usano girasoli, nasturzi oppure piante anche di mais, ed è molto bello da vedere. Ecco, questo è un orto magari europeo, poi sei stata anche in Vietnam, so, di recente, c'era un orto particolare? C'era coltivazioni di pepe, infatti il pepe bianco, il pepe nero, e mi ha stupito il fatto che le piante di pepe sono, vabbè, delle piante rampicanti, coltivate a filari, e molto caratteristiche, insomma, molto particolari. Ecco, poi ovviamente da questi viaggi non si guarda solamente, ma si riporta anche qualcosa, ed abbiamo che cosa? Ah, la curcuma dello Sri Lanka, e quindi la curcuma gialla che viene utilizzata in cucina adesso sempre più di frequente anche da noi, oppure nei miei viaggi nell'Appennino raccolgo il ginepro, e questo è nostro locale. Assolutamente bio. Assolutamente bio. E adesso ci siamo armate di attrezzi per andare a vedere poi nella pratica come si fa l'orto e che cosa si pianta. Luana, che cosa hai piantato in queste cassette? Allora, ho piantato prima dell'inverno la scarola, che è un'insalata, e poi la Trocadero, l'iceberg, altre insalate, la cipolla, rigorosamente messo insieme con la cipolla, e poi si sono sviluppati dei semi di camomilla, perché quelle sono invadenti, e di borragine, e che io uso principalmente nelle insalate come fiore oppure come erba anche da cuocere. Ecco, quindi adesso ti sei ritrovata un bell'orto pronto. Sì, perfetto, infatti stasera insalata raccolgo. E tra l'altro dobbiamo dire anche il valore alimentare di queste cose coltivate in casa, perché appunto sappiamo quello che mangiamo e sono sicuramente buone. Sì, assolutamente, infatti io da quando faccio l'orto in cassetta, che sono quattro tavole con un telo e del buon terriccio biologico, e dove preparo il terreno per poi ricoltivare, e faccio a meno, insomma, durante il periodo di maggiore produzione, di acquistare l'orto. Ecco, invece c'è anche un risparmio, sicuramente. E invece gli attrezzi che si usano sono quelli proprio comuni? Sì, 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 una semplice palettina, se fai l'orto così, per quelli comodi, come me, ogni tanto. Oppure il rastrellino, un rastrello, una zappa, e poi serve una carriola, serve una pompa, un tubo per innaffiare, e poi per chi lascia a casa per molto tempo, ad esempio, un impianto di irrigazione sarebbe l'ideale per mantenere l'orto.
Ecco, questo è l'orto e noi vi invitiamo anche a provarlo e a chiedere magari consiglio a Luana, che è sempre qui pronta a dare consigli. Sì, volentieri, è la mia passione l'orto. Io ringrazio Luana Regini per averci ospitato e per averci appunto istruito su questa cultura dell'orto fatto in casa. Sì, mi raccomando, non utilizzate prodotti chimici, se fate l'orto in casa usate prodotti naturali, assolutamente, se no non perde il senso di coltivare. Coltivarsi i propri ortaggi, le cose che mangiamo. Le cose assolutamente che mangiamo. Grazie ancora a Luana Regini, grazie a Reverde Regini Garden che ci ha ospitato e che ci sostiene anche come nostro sponsor insieme a Centro Estetico Le Rose, Auto Agenzia Buldrighini e Galleria Auchan. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. Guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Una produzione Zarri Comunicazione. Prometeo presenta le ricette marchigiane a chilometri zero. Scegliere le migliori risorse del proprio territorio è uno dei segreti della cucina di qualità. E anche gas e luce devono essere marchigiani DOC per portare in tavola prelibatezze davvero a chilometro zero. Scopri questa e altre video ricette d'autore a chilometro zero su prometeoenergia.it. E tu? Inviaci la tua ricetta a chilometri zero. Puoi vincere una bolletta del gas gratis. Prometeo. Luce e gas per le Marche. Tecnolegno, tavoli e sedie. Galleria Auchan, il centro commerciale dei Fanisi. Offerte e promozioni ti aspettano ogni giorno nel nostro ipermercato e nei 21 negozi. Bancomat, mega parcheggio, wifi gratuito, aree giochi per bimbi, accesso libero agli amici a quattro zampe e tanti servizi a tua disposizione. Scarica la nostra app per scoprire le offerte in corso. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Al Centro Estetico Le Rose raggiungere una perfetta forma fisica è possibile grazie all'adipometro Body Scan, che in modo delicato e preciso misura lo spessore dell'adipe e con il sistema tecnologico Coax scioglie i nodi di cellulite, levighi e rimodelli corpo e viso. www.centroesteticolerose.com